Su ciò, a noi, naturalmente, ha ricordato Venezia. Ha una storia antica. Era la sede di sovrani guerrieri. Da quasi 1000 anni, le sue sete sono le più pregiate di tutta la Cina. Quando Marco Polo arrivò qui, fu colpito dal grado di civiltà dei suoi abitanti, che già usavano la carta moneta, tessevano broccati, coltivavano le lettere e la medicina, e avevano 6000 ponti di pietra così alti che sotto ciascuno di loro può passare una galera e forse anche 2 galere insieme. Oggi è una città di commercio, di fabbriche, di vita laboriosa. Come in tutte le città della Cina, donne o vecchi si prestano volontariamente per regolare il traffico o per mantenere l'ordine. Questo è il migliore ristorante della città. Grazie.
Per pochi centesimi di yuan si mangiano spaghetti e focacce. Spaghetti e fettuccine autentiche, in salsa di soia. Non è facile accettare l'idea che i cinesi abbiano inventato tutto, anche le fettuccine. Questo è il migliore ristorante della città. Su ciò, a noi naturalmente, ha ricordato Venezia. Ha una storia antica. Era la sede di sovrani guerrieri. Da quasi 1000 anni le sue sete sono le più pregiate di tutta la Cina. Quando Marco Polo arrivò qui, fu colpito dal grado di civiltà dei suoi abitanti, che già usavano la carta moneta, tessevano broccati, coltivavano le lettere e la medicina e avevano 6000 ponti di pietra così alti che sotto ciascuno di loro può passare una galera e forse anche 2 galere insieme. Oggi è una città di commercio, di fabbriche, di vita laboriosa. Come in tutte le città della Cina, donne o vecchi si prestano volontariamente per regolare il traffico o per mantenere l'ordine. Bravo, Lina.